Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere come si fa la derivata dell'arco seno di x. La regola è molto semplice, 1 fratto radice 1 meno x alla seconda. Partiamo con un esercizio. Supponiamo di avere questa funzione. Secondo la regola dobbiamo ricopiare il 3 e sotto scrivere radice di 1 meno x alla seconda. Anche qui applicare la regola è molto semplice, quindi andiamo a complicare le cose con la regola della derivata composta. Quindi supponiamo di non avere più arc sen x, ma arco seno di una funzione qualsiasi. La regola di derivazione, come vedete, è analoga, perché al denominatore prima avevo 1 meno x alla seconda, mentre ora ho 1 meno la funzione che ho tra parentesi alla seconda. E al numeratore, mentre prima avevo 1, qua ho la derivata prima di x, quindi devo sempre derivare quello che ho tra parentesi. Vediamo un esercizio. Supponiamo quindi di avere questa funzione. Primo termine, non ho più arco sen x, ma arco sen di 8x. Quindi al denominatore devo scrivere la radice quadrata di 1 meno la funzione alla seconda. Al numeratore devo scrivere la derivata prima della funzione che ho tra parentesi. La derivata di 8x è 8, quindi lo scrivo al numeratore. Secondo termine, al denominatore devo scrivere 1 meno la funzione alla seconda, quindi questa cosa qui alla seconda, che per le proprietà dell'esponenziale vi ricordo che è come moltiplicare l'esponente per 2, quindi 2x alla seconda meno 2x. Al numeratore dobbiamo ricopiare il 4 e derivare la funzione tra parentesi. La derivata di e alla qualcosa non è la derivata di e alla x, quindi se andate a rivedere il video sulle derivate dell'esponenziale vi spiego che anche qui la regola è ricopiare e alla e derivare l'esponente. Quindi ho ricopiato e alla, ho ricopiato 4, ora devo derivare l'esponente, quindi apro parentesi, la derivata di x alla seconda è 2x, perché 2 lo porto davanti e abbasso di grado, e la derivata di meno x è meno 1. Abbiamo finito anche qui il secondo termine, passiamo all'ultimo. Quindi al denominatore devo scrivere 1 meno la funzione alla seconda, quindi 1 meno ln alla seconda. Questo un terzo lo ricopio, quindi il 3 lo metto qui. Ora dobbiamo derivare la funzione tra parentesi, quindi la derivata di ln di x è 1 fratto x. Quindi 1 lo metto qui e x lo metto davanti a 3x. Ora tocca a te, ecco gli esercizi che ti ho preparato. Come sempre i primi sono più facili, mentre gli ultimi sono un po' più difficili. Per l'esercizio numero 5 ti invito a ripassare il video relativo alla derivata di una potenza di funzione. E ricordati che non devi guardare i risultati, quelli servono alla fine per verificare che hai fatto bene. Per oggi è tutto, se il video ti è stato utile metti mi piace e lasciami il tuo feedback. Iscriviti al mio canale per non perderti i nuovi contenuti. Io sono Monia Tomassini e il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica, è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Sarà un vero onore per me essere la tua personal trainer negli esercizi e sfidarti ogni volta a fare sempre meglio. Ci vediamo al prossimo episodio.